Come vogliamo pensare alla vittoria? Naturalmente, in primo luogo, siamo concentrati sul rafforzamento della squadra. Le operazioni che abbiamo fatto fino adesso sono importanti. Non dimentichiamo l'importanza dell'operazione Diego, sia per la qualità del giocatore che per i valori di riferimento. Credo che sia un importante acquisto per la Juventus, ma anche per il piacere visivo del campionato italiano, dopodiché il ritorno di Cannavaro. Poi stiamo ancora lavorando, i nomi in questo momento sono molti, però sicuramente un rafforzo del centrocampo lo stiamo cercando e sisiamo fiduciosi di riuscire a trovarlo. D'Agostino l'avete accantonato, visto che insomma la trattativa pare essere congelata, usiamo questo termine. Guarda, il termine congelato l'ho usato io probabilmente, quindi è Raffreddato. raffreddato. D'Agostino è un ottimo giocatore, il problema è l'Udinese è una società seria con dei dirigenti molto preparati e ottimi negoziatori. Si tratta di vedere se si trova una soluzione tra quella che è la nostra ipotesi di valore e quella che è l'ipotesi di valore dell'Udinese. Con ciò rimane tutta la nostra stima e l'interesse teorico nei confronti di D'Agostino, come ce l'abbiamo nei confronti di altri giocatori, di cui preferisco non fare i nomi. Voglio solo dire di aver appreso dalla stampa e dai media il nome di Xabi Alonso. L'ho appreso dalla stampa. Presidente, ma il mercato della Juve è un po' bloccato da alcuni giocatori che non accettano cessioni come Poulsen? Beh, non è detto che non accettino cessioni, c'è ancora tempo e dobbiamo discutere. Su Poulsen stiamo facendo un'operazione di presa di coscienza. Comunque, la domanda che lei ha fatto è estremamente pertinente perché sottende il fatto che la Juventus per poter comprare deve vendere dei giocatori. Quindi Poulsen è un giocatore che noi abbiamo messo in vendita. Dal punto di vista teorico è anche in vendita a Trezeguet, ma le probabilità di trovare una casa giusta e i valori di riferimenti giusti per Trezeguet sono molto inferiori. Quando avremo raggranellato il gruzzolo delle vendite potremo permettere di fare gli acquisti. Presidente, da Napoli stamattina rimbalzano voci di una trattativa molto ben avviata per Hamsik. Io personalmente vi posso dire che non ne so assolutamente nulla. E né Hamsik né Xabi Alonso, quindi non sono giocatori di testa della Juventus, o che l'Juventus non sta trattando. Allora, Xabi Alonso l'ho letto e l'ho sentito, è un ottimo giocatore, ci mancherebbe altro, però il fatto di dirvi che l'ho letto e l'ho sentito credo che sia una risposta. E su Hamsik non so assolutamente nulla. Invece solo per puntualizzare su D'Agostino, c'è cioè il problema è che l'Udinese vorrebbe praticamente soltanto cash, invece l'evento cerca di dare qualche contropartita tecnica, insomma possiamo. Penso che sia un po' più complesso. Mi sembra di aver capito che l'Udinese voglia anche qualche pezzo, mi scusi il termine, di nostri giocatori importanti che noi vogliamo tenerci perché consideriamo che siano le colonne della Juventus del futuro. Dobbiamo aspettarci novità magari a breve per il raduno della prossima settimana, entro una settimana, oppure i tempi sono più calmi, potete prendervi qualsiasi spazio per concludere questo È progetto? chiaro che noi dobbiamo cercare di accelerare i tempi. Sarebbe molto positivo se potessimo comunicare operazioni di cessione e conseguentemente anche operazioni di acquisto entro una decina di giorni. Giorni ha detto che potrebbero giocare negli Stati Uniti o altrove, lei ha detto meglio se per dirigente la Juve. Ho imparato nella vita a fare il tifo sulle cose mie e quindi io faccio il tifo per cercare di fare in modo che la Juventus sia strutturata il più possibile l'anno prossimo per poter essere veramente competitiva. Detto questo, paradossalmente mi piacerebbe molto vincere con una Juventus contro un Inter con Ibrahimovic perché sarebbe ancora una maggior soddisfazione. Presidente.